L'ecosistema impresa è un evento che nasce con la finalità di far incontrare le imprese, i professionisti e creare una due giorni di scambio di informazioni, momenti formativi, momenti di intrattenimento e anche momenti espositivi. Abbiamo pensato a questa manifestazione grazie anche al confronto con le nostre imprese, con i nostri soci che ci hanno chiesto appunto uno spazio dove si potessero condividere non solo momenti di riflessione sul credito, cioè argomenti caratteristici di un consorzio FIDI, ma anche momenti di crescita, cioè sviluppare relazioni tra le imprese ben oltre le consuete relazioni commerciali, quindi anche scambio di idee e offrire anche una panoramica su quelle che possono essere le possibilità di innovazione all'interno dello scenario economico isolano. Abbiamo visto in questa prima giornata, abbiamo affrontato in due workshop due temi importanti. Il primo è un racconto di come le imprese si possono sviluppare sul territorio, imprese diverse, generazioni di imprenditori diversi. Questa sera abbiamo affrontato invece il tema relativo al credito. Anche lì, il mondo del credito affronta in questa fase dell'economia un processo di rinnovamento importante. Alla fine di questo siamo arrivati alla riflessione che noi abbiamo tanti strumenti e è il momento di applicarli. Nel proseguo della manifestazione vedremo come. I confidi in questa fase escono allo scoperto, nel senso che hanno sempre prestato per spirito mutualistico il loro sostegno alle imprese. Oggi l'approccio si allarga, vogliamo accompagnare le imprese condividendo il loro processo di acquisizione della consapevolezza del fabbisogno finanziario e individuando anche il modello di sviluppo, cioè il loro business model, e osservando quelle che possono essere le potenzialità. Ma avendo dietro un consorzio di imprese, sviluppare le relazioni e quindi condividere anche dei processi di crescita con le informazioni potrebbe essere uno degli aspetti, una delle sfide per i confidi da qui in avanti. Recuperare quindi lo spirito mutualistico e aprirsi nei confronti delle imprese, mantenendo, e questo è il principio cardine che giustifica la presenza dei confidi, la prossimità nei confronti delle imprese, conoscerle sul loro territorio, conoscerle tra le quattro mura dell'impresa e osservare qual è la dinamica che porta l'imprenditore a affrontare questa sfida che comunque è un processo anche creativo e noi in questo ci crediamo. Siamo qui all'iniziativa di Finsardegna perché crediamo che l'ecosistema, anzi forse meglio l'ecosfera delle relazioni sia importante per sviluppare nuovi servizi e nuovi prodotti per le imprese sarde. Sardex si occupa di collegare, di connettere gli operatori economici della regione tra di loro. Forse questo è l'apporto più importante perché crea quelle condizioni fondamentali perché riprendano, accelerino e crescano le relazioni economiche. Quello che rimane tra i nostri iscritti, dopo un'iniziale evidente valutazione positiva della convenienza economica, è che in fondo la cosa più importante è quella di avere degli strumenti che permettano loro di collegarsi ad altri imprenditori, di immaginare che un futuro diverso per l'economia sarda è possibile e nel loro piccolo contribuire.